Ferri per farci scoprire la vera novità, la grande, enorme novità di questo stadio insieme col presidente Agnelli. Buonasera presidente. Eccoci Daria, buonasera. Io ho il padrone di casa, quindi nessuno meglio del presidente Agnelli. Buonasera. Buonasera a tutti e specialmente buonasera a voi di Sky che ci seguite sempre con tanto affetto. Colgo questa occasione velocemente per ringraziarvi anche della magnifica giornata su Sky Sport 1 dove avete ricordato tante tappe importanti che anche questa sera ricorderemo. Grazie anche a lei. Vi dicevo, un padrone di casa per raccontare questa nuova casa e soprattutto, se lei è d'accordo, io farei proprio la prova dei metri, perché abbiamo detto 7 metri. Se camminiamo verso e ci spostiamo verso le tribune, noi eravamo sulla riga, vedete, della linea laterale del campo. Qui siamo in tribuna e stiamo salendo, ma questa non è soltanto la tribuna, questa è la panchina, cioè le panchine del nuovo stadio della Juventus sono integrate nella struttura della tribuna, vedete, sono separate soltanto da quel vetro, qui c'è la gente intorno. Prego, ci possiamo anche sedere, presidente, perché non avevo avuto l'occasione di sedermi ancora in panchina, forse neanche lei, o lei sì. Le chiedo intanto, questa è un po' una rivoluzione, possiamo chiamarla così, perché lì c'è la gente, la possiamo vedere? Ma assolutamente, credo che questo progetto che in Italia è pionieristico e che abbiamo realizzato in un momento molto difficile, molto delicato, sia per la storia sportiva della società, sia per il contesto macroeconomico. Mi piace ricordare che l'idea di uno stadio di proprietà per la Juventus nasce a metà degli anni 90 e da lì si è sempre voluto, fortemente voluto realizzare questo progetto. Ci sono state tappe importanti, ma poi la decisione vera e propria di partire con i lavori avviene nel 2008, quindi non in un momento felicissimo sportivamente parlando per la Juventus e anche nel contesto macroeconomico. Questa è la dimostrazione che quando si ha la volontà di voler intraprendere un investimento che possa cambiare sia una società, ma nel nostro caso auspichiamo che possa anche cambiare la cultura di approcciare il calcio, perché come giustamente mi facevi notare siamo nella gente, con la gente e siamo in panchina. Quindi questo qua per noi è veramente un elemento di grandissimo orgoglio. Ecco, ma lei ce l'ha mai avuta la tentazione di sostituirsi all'allenatore in questo breve periodo di presidenza? Visto che siamo saluti in panchina, glielo devo chiedere. No, ma ecco, di invadere un po' i campi. Non si invadono i campi, le organizzazioni tutte, sia una società sportiva come la Juventus, che oggi ricordiamo sono delle società per azioni come altre realtà, hanno un'organizzazione precisa e hanno dei ruoli ben definiti e ben precisi. Nel caso specifico, dal presidente al magazziniere, passando per gli autisti, gli operai, gli impiegati o dirigenti, ognuno ha un ruolo preciso. Quindi quando lavoriamo la specificità dei singoli mestieri è data ad ognuno. Noi siamo molto felici di avere Antonio Conte su questa panchina e a lui è demandata la responsabilità di allenare e di scegliere gli 11 migliori. Le sale un po' di emozione quando comincia a sentire i cori, quando si guarda intorno? Qui vedremo la storia della Juventus questa sera, qui non ci sarà soltanto una cerimonia ma sarà un vero percorso in quello che sono stati 114 anni di storia. 114 anni di storia, sì, che sono emozionanti, io sono sinceramente emozionato. 114 anni di storia lunghissimi, fatti di tanti trionfi. Questa sera Marco Balic di K-Events ha realizzato uno spettacolo che credo emozionerà tutti. Chi oggi ha la fortuna di essere qui allo stadio e tutte le persone che ci seguiranno in diretta in televisione o sul web. Un mix tra passato, presente e futuro, con momenti molto emozionanti e anche momenti, diciamo, di un certo ricordo, perché le storie sono fatte di momenti belli e di momenti brutti e noi la nostra storia la custodiamo gelosamente tutto. Io credo che sarà veramente molto emozionante. Prima di lasciare le domande di Ilaria e dei suoi ospiti, le chiedo ancora, nello spogliatoio ho visto l'Albo d'Oro riportava gli scudetti revocati 2004-2005, 2005-2006, che saranno anche celebrati sul campo fra i successi della Juventus. Le chiedo se davvero crede che possano tornare a tutti gli effetti nell'Albo d'Oro e perché questa scelta di celebrarli anche stasera. Hai giustamente parlato di campo, quando si parla di campo, l'ho ricordato tante volte, il sentimento dello Juventino sono 29. Questi sono temi delicati, molto seri, ma non veramente non ne vale la pena trattarli questa sera. Questa sera è una festa bellissima, credo che bisogna rendere omaggio agli oltre 500 volontari, alla storia delle due società, il North County, che siamo molto felici che sia qua con noi, fa parte anche lei della nostra storia. Questa sera vogliamo veramente celebrare una bellissima festa e inaugurare lo stadio che cambia il calcio. Ilaria,
Ecco, mentre il presidente parlava dei 29 scudetti, la regia ci ha fatto vedere che sugli spalti bambini e famiglie invece alzavano la bandiera con i 27 scudetti. Che siano 27, che siano 29, noi questa sera raccontiamo una grande festa, una grande storia. Massimo Mauro. Io volevo chiedere, uno sportivo vero non dovrebbe avere paura di vedere la partita accanto a un avversario, accanto a una persona che ha un'altra fede. Questo stadio credo che chieda una prova di maturità a tutti i tifosi che parteciperanno alle partite. È un'assunzione di responsabilità importante per far cambiare anche la cultura sportiva in Italia. Sì Massimo, ma partiamo da un principio di riqualificazione di un'area urbana. La gente è sicuramente meno incentivata a compiere gesti vandalici nei centri delle città, nelle piazze illuminate, così come è meno incentivata a farlo in uno stadio di questo genere. Noi crediamo veramente che andando a riqualificare il modo di fare calcio si riqualificano le persone, quindi è un principio che possiamo veramente mutuare dalla riqualifica urbana. Io credo che, maestro Accardo, io credo che questa sia davvero una sfida di civiltà enorme, no? Le panchine così attaccate, nessuna barriera, in nessun settore di questo stadio ci sono le barriere di cui abbiamo parlato e di cui sono pieni tutti gli altri stadi d'Italia. Adesso fatta una casa così, però io se fossi Antonio Conte, presidente, lo dico anche a un super tifoso come Accardo, mi sentirei carico di responsabilità, li fido, perché la casa è bellissima, se la squadra non è altrettanto bella siamo... Sicuramente avrà una grande responsabilità, ma io credo molto in Conte perché me lo ricordo come giocava e se dà la stessa carica ai suoi giocatori come la dava quando giocava, siamo in buone mani. Io non lo so se il presidente è in ascolto. Sì. Volevo salutarlo con molto affetto, buonasera, e soprattutto ricordare la grande emozione che ho avuto una volta che ho suonato per la fondazione di sua madre. E quindi la prego di salutarla con molto, molto affetto, veramente. No, senz'altro sarà fatto. Usciamo adesso da un bellissimo evento al golf con Massimo. Quando c'è da fare beneficenza sono momenti importanti e quando lo si riesce a fare anche con la gioia, con attività che portano piacere, è giusto farlo ed è giusto rispondere sempre presente. E poi la cosa emozionante, perlomeno quello che vedo ora, è che ci sono tanti bambini, tanti giovani, cose che non si vedono più negli stadi e invece è importantissimo. Questa sera il tutto esaurito nei 40.000 e più posti, 41.000 posti di questo stadio e ovviamente i posti esauriti saranno anche quelli per la partita di domenica. E questa non è una piccola novità, ma è un bel modo per iniziare questa stagione, questo campionato. Presidente, noi la salutiamo, ma andiamo ancora a parlare di Juventus e poi ritorneremo ovviamente a parlare di voi.